Buon pomeriggio a tutti. Oggi nuovo appuntamento con la dottoressa Rosalia Crivello, psicologa sessuologa. Buon pomeriggio Rosita, grazie per aver accettato il mio invito. Buon pomeriggio a te Filippo, grazie a te, buonasera a tutti. E allora, oggi parliamo di sessualità della persona disabile. Per la verità era un argomento che già avevamo programmato da tempo, ora finalmente riusciamo ad affrontare questo tema che mi sembra molto importante, un tema di cui ancora è molto difficile parlare. E qual è il motivo reale? Allora, la difficoltà sta nel fatto che questo tema è stato a lungo trascurato ed è stato trascurato non solo dalle persone comuni ma anche dai professionisti. Nel corso del tempo è emerso un atteggiamento irrazionale basato su pregiudizi, su stereotipi e soprattutto un atteggiamento che si è mosso tra la negazione del diritto alla sessualità per il disabile è la considerazione di questa nella persona disabile come qualcosa di non adeguato, di perverso talvolta, di abnorme. Le resistenze culturali hanno determinato un ritardo e anche un inadeguato recepimento di quanto già è stato stabilito nel 1993 nelle indicazioni del documento dell'Assemblea Generale dell'ONU, che invece mette in evidenza il diritto per la persona disabile a vivere la propria sessualità. E queste indicazioni le ritroviamo più avanti, nel 2006, nella Dichiarazione dei diritti sessuali dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Fortunatamente, negli ultimissimi anni è aumentato l'interesse verso questo argomento. E questo aumento di interesse ha attivato delle dinamiche di cambiamento e anche l'apertura di spazi di riflessione ampi, quindi qualcosa si sta muovendo negli ultimi anni. Certo, siccome però è un argomento di cui si conosce poco, è opportuno che noi siamo più chiari possibile, o perlomeno tu sia più chiara possibile. Ecco perché ti chiedo di operare una distinzione tra disabilità fisica e disabilità cognitiva, psichica o mentale, come si suol dire. Sì, allora la differenza è importante da mettere in evidenza perché le implicazioni poi sono diverse. Nella disabilità fisica, la difficoltà maggiore per la persona è quella di vivere l'aspetto corporeo della sessualità, quindi è legato prevalentemente, ma non solo chiaramente, al fare. Mentre nella persona che ha una difficoltà anche di tipo mentale, la difficoltà è diversa, nel senso che il funzionamento legato all'aspetto materiale è integro, però c'è una difficoltà di comprensione di che cosa significhi sessualità, la consapevolezza di che cosa è la sessualità. E questo Questa è. che conseguenze può avere, appunto, questa Ora. mancanza di consapevolezza, però nel disabile cognitivo, quindi mentale, psichico? Sì, le conseguenze sono veramente numerose. Alcune, per esempio, una molto importante è che il disabile cognitivo corre il rischio di essere abusato. E ci sono anche delle ricerche che mettono in evidenza, proprio l'ISTAT nel 2014 ne ha pubblicato una, come le donne disabili, più del 30% delle donne disabili è stato vittima di abuso. Ma perché questo accade? Perché la persona che ha delle difficoltà mentali e di comprensione non capisce qual è il confine tra la sessualità consapevole e l'abuso. Talvolta non ha neanche la capacità di distinguere qual è la vicinanza minima da tenere con un estraneo e quindi non si rende conto di quello che sta accadendo. Non solo non se ne rende conto, ma poi non è neanche in grado di riferirlo, perché appunto il significato che gli attribuisce non è quello dell'abuso. Un altro tipo di conseguenza è che, per quanto nella persona disabile si manifesti un comportamento sessuale adeguato, magari non è adeguato il contesto in cui lo mette in atto la situazione. Pensiamo agli Quando parliamo di adolescenti a contesto, scuola. parliamo di famiglia, di scuola, per esempio le No, famiglie. parliamo di contesti pubblici soprattutto, perché anche se dovesse avvenire di fronte ai familiari, e va bene, i familiari possono accettare un comportamento di questo tipo, ma pensiamo agli adolescenti che vanno a scuola e che, come dire, in preda all'istinto e alla difficoltà di autoregolarsi,
mettono in atto un comportamento legato alla sessualità in classe, magari. E Ma quindi questo. come viene affrontato il tema delle famiglie in cui è presente appunto una persona con questo tipo di disabilità? Allora, intanto voglio sottolineare che comunque sono tutte famiglie che hanno un vissuto di sofferenza incredibile, cui si aggiunge questa ulteriore sofferenza, naturalmente, perché gestire questo aspetto non è assolutamente semplice. Ci sono delle famiglie che considerano la persona disabile come l'eterno bambino, quindi la sessualità non ci Non deve viene presa essere, in è esclusa. considerazione, No, assolutamente. assolutamente. Ci sono poi delle persone che chiaramente attivano tutti dei percorsi che riguardano la crescita, la maturazione, percorsi legati all'autonomia, però la sessualità viene scissa. Perché? Quindi eliminata, perché dice no, si crea troppo caos, già la nostra vita è piena di caos, aggiungere dell'altro non va bene. Oppure ci sono delle famiglie che invece vorrebbero aiutare i propri figli a vivere questa dimensione, ma hanno proprio delle difficoltà. Uno, come introdurre il tema, come parlarne, ma poi ancora di più, come gestirlo concretamente. Se pensiamo alle famiglie che hanno in cui c'è un solo genitore, padre o madre, e magari il figlio disabile è del sesso opposto, pensiamo alle difficoltà che questo genitore può avere nell'affrontare questo aspetto, la vergogna, l'imbarazzo. E allora dico, una persona con disabilità cognitiva, parliamo sempre, però possiamo parlare anche di disabilità fisica, come può essere aiutata? Allora, sicuramente il primo intervento va fatto proprio con il nucleo familiare, quindi organizzare dei percorsi di informazione e formazione che aiutino proprio a gestire concretamente questo aspetto, tenendo e mettendo in rilievo che però sessualità vuol dire tanto, sessualità è il rapporto sessuale coitale, quindi corporeo, sessualità è masturbazione. Ma sessualità è anche scambio di tenerezze, quindi sessualità significa anche poter avere uno scambio che attiene all'emotività, non solamente all'aspetto corporeo. Poi sarà necessario intervenire con la persona disabile e valutare prima di tutto qual è il bisogno che esprime. Poi bisognerà valutare se ci sono delle competenze relazionali, allora possiamo pensare ad un progetto di vita che lo possa fare sperimentare da questo punto di vista, o la masturbazione è l'unico obiettivo che si può raggiungere, ovviamente passando sempre da un percorso di conoscenza corporea. Ma ancora più importante è, nel lavorare con la persona disabile, è cercare di promuovere la capacità di autodeterminarsi, che significa, cioè la persona deve avere poi la capacità di gestire questa attività così come qualsiasi altra attività, quindi di metterla in atto in luoghi adeguati, nei momenti adeguati. Senti, per disabilità cognitiva in effetti cosa si intende? Io vorrei chiarissimo questo aspetto. La disabilità cognitiva riguarda la disabilità mentale, quindi un ritardo nelle capacità intellettive della persona, che può avere diversi livelli. Ci possono essere livelli in cui il funzionamento è molto alto e quindi in questo caso si può lavorare a un progetto che includa le competenze relazionali, oppure ci può essere un livello molto basso in cui questo non è difficile da mettere in atto. Pensa anche alle difficoltà che hanno questi ragazzi di stare in gruppo. Raramente a me capita di vedere gruppi di ragazzi di comitive in cui c'è una persona disabile, quindi questa possibilità è ridotta e la difficoltà nasce anche da questo. Senti, ma Quindi la capacità mentale è una variabile molto importante. senti, qual è il momento migliore per intervenire sul processo di autodeterminazione? Il momento migliore è sempre l'infanzia, ma come si fa con tutti i bambini? Perché si educano le persone, i bambini disabili e non, no? A potersi gestire. Si comincia dalle piccole cose, come curare l'igiene personale, vestirsi, come stare a tavola. Man mano si introducono poi sempre aspetti più complessi. Quindi la differenza tra pubblico e privato, per esempio, è molto importante. Che quando si entra in una stanza, anche nella propria casa, si bussa,
fino ad arrivare all'obiettivo, se per esempio abbiamo deciso che l'obiettivo per quella persona è accedere all'autoerotismo, che questo si può fare o nella propria camera o se non ha una camera di cui usufruisce da solo, può utilizzare anche il bagno. Quindi questi sono aspetti propedeutici prima di lavorare proprio sulla sessualità. Ma la fase della pubertà come viene vissuta in questi soggetti? La fase dello sviluppo sessuale? Allora, intanto c'è una difficoltà a riconoscersi nel corpo, quindi Perché i mi sembra che sia un cambiamenti. momento determinante per loro. Sì, è determinante per tutti sicuramente, ancora di più per loro che, come dire, a livello di comprensione magari hanno una maggiore difficoltà, quindi si deve lavorare innanzitutto sul cambiamento corporeo, quindi che cosa significa pubertà, proprio la crescita per esempio della peluria, no? O la trasformazione delle mammelle nelle donne o dell'organo genitale nei ragazzi. Quindi fare dei parallelismi tra quando si è bambini e quando si diventa grandi, magari utilizzando anche delle immagini. Ecco. Senti, per quanto riguarda l'Italia, siamo indietro rispetto agli altri paesi europei, o perlomeno qual è la situazione negli altri paesi europei? Come viene affrontato questo tema? Allora, negli altri paesi europei già dagli anni Ottanta è stata istituita una figura molto importante, che è quella dell'assistente sessuale o sex worker, come la chiamano nei paesi del nord, ovvero una figura che si occupa di aiutare non solo la persona disabile, ma le famiglie ad affrontare questo tema materialmente. Ma ciò non vuol dire che l'assistente sessuale, come dire, offre delle prestazioni sessuali di natura solo fisica, assolutamente no, anche perché ci sono delle persone che non possono accedere a questa dimensione. E invece l'aspetto che viene messo in atto è quello dell'emotività, dell'affettività, ma cercano proprio di aiutarle a sperimentarla in tutte le maniere possibili. È proprio una professione d'aiuto. In Italia siamo in ritardo, anche se nel 2014 un'associazione che si chiama Love Giver ha promosso l'istituzione di questa figura anche qui da noi. C'è un disegno di legge che è ancora fermo dal 2014 e che si preoccupa di divulgare notizie che riguardano questa figura professionale. La difficoltà maggiore in Italia qual è? È che viene associata alla prostituzione, perché a differenza degli altri paesi, in Italia la prostituzione non è legalizzata, mentre nel nord Europa sì, però quello che ci tengo a sottolineare è che fare questa professione è una cosa veramente molto, non è semplice, è molto difficile, c'è una preparazione notevole, bisogna avere delle caratteristiche particolari, bisogna dimostrare di avere già una professione, bisogna dimostrare di avere una vita sentimentale stabile, solida, cioè non è che tutti ora possono accedere. E vuole poter fare questo lavoro? Assolutamente no. È comunque una professione d'aiuto a tutti gli effetti. Ci si occupa dell'altro. Ma in questo disegno di legge quali sono i requisiti appunto previsti per diventare assistente sessuale? Bisogna avere una laurea? Sì, bisogna essere. I titoli di preciso adesso non me li ricordo, però ci sono tante caratteristiche particolari, tra cui quelle che ti ho elencato. Non si può No, accedere, non perché tutti per possono accedere. distinguere questa figura dalla psicologo sessuologa chiaramente. No, no, ma è una figura che si innesta, quindi anche uno psicologo può decidere di diventare assistente sessuale, un assistente sociale può decidere di diventare un assistente sessuale. Quindi è, diciamo, un ulteriore bagaglio di formazione che un professionista può decidere di includere nella propria vita professionale. Non è che perché magari si fa lo psicologo non si può fare l'assistente sessuale, no, assolutamente. Senti, invece il ruolo della scuola quale deve essere? Tra l'altro tu sei pure una docente, quindi sai benissimo come ci si deve comportare. Il ruolo della scuola è quello di educare, È in tal sempre molto senso. delicato, indubbiamente, su È questo molto tema. delicato perché anche la scuola, come dire, è deficitaria da questo punto di vista. In generale non ci sono percorsi di educazione sessuale. C'è sempre una certa resistenza a volerli mettere in atto,
in maniera significativa, si parla solitamente in maniera generale di affettività, ma bisognerebbe scendere proprio nello specifico. Quindi, innanzitutto, un'educazione sessuale che riguarda tutti, e poi anche trovare degli spunti di riflessione che riguardino la disabilità. Ma intanto dovremmo partire da un'educazione sessuale a scuola che riguarda tutti, rispetto alla quale siamo ancora molto carenti. Non temi che da parte dei docenti si sia timore ad affrontare un tema del genere? Allora, oggi il timore c'è, ma proprio perché non è regolato. Quindi da docente non si sa mai quanto da parte delle famiglie questa cosa possa essere ritenuta adeguata per i loro figli, perché in ogni caso se si dovesse fare una cosa del genere ci vorrebbe la loro autorizzazione. Se invece fosse regolamentato a livello istituzionale, quindi un percorso come tutti gli altri, il docente probabilmente non se la porrebbe questa domanda. No? E aprirebbe spazi di riflessione di questo tipo, ma in questo momento è chiaro che viene difficile a un docente parlare di sessualità in maniera, come dire, rilevante. Aperta e tranquilla. E non si può fare, purtroppo non si può fare perché non sappiamo mai qual è il limite, no? Entro cui ci dobbiamo tenere. Quindi un conto che io lo possa fare come professionista nell'ambito del mio studio, con l'approvazione e l'autorizzazione di una famiglia, un conto che io magari dia l'avvio a delle attività a scuola di questo tipo. Certo. Senti, ogni volta ti chiedo se tu hai qualche esperienza da raccontare in merito all'argomento che stiamo trattando. E sì, esperienze ne ho diverse, e quello che ti posso dire è che adesso tante famiglie per fortuna cominciano a chiedere aiuto da questo punto di vista per educare i loro figli, però cosa succede? Succede che l'aiuto viene richiesto quando già il comportamento, come dire, difficile da gestire si è manifestato, quindi siamo già in epoca adolescenziale. Per cui intervenire in quel momento non che non si possa fare o che non si può fare, perché si può fare, però naturalmente richiederà più tempo. Mentre quello che io cerco sempre di diffondere, di divulgare, è che di iniziare presto, di iniziare quando sono piccoli i bambini. Cioè, ma in quel momento non è importante perché non c'è niente da attenzionare, no, perché poi comunque se è un percorso che il bambino si ritroverà, che la famiglia si ritroverà e che quindi avrà maggiore facilità nella gestione. Mentre quando arriva un ragazzino a 15 anni, 16 anni, 17, già lì, come dire, alcune dinamiche si sono attivate e poi destrutturarle è un pochino più difficile. Senti, ti viene più facile seguire maschi o femmine? No, per me non c'è differenza. Io quando ho una persona di fronte, il sesso per me è irrilevante. Lavoro sulla persona, cerco di capire qual è Ma il in bisogno generale della chi è più persona. difficile seguire, al di là, diciamo, della tua persona? Ma non è una questione di genere, è una questione di persone. Ci O sono perlomeno persone chi difficili. presenta più difficoltà ad essere seguito, ecco, mettiamolo. No, ti ripeto, non è una questione di genere. Dipende dalla persona. Ci può essere una persona che è maschio, uomo, ed è difficile da seguire, così come può essere una donna. Dipende poi da altri tipi di caratteristiche che riguardano la personalità della persona che ho di fronte, non che sia maschio o femmina. Femmina o omosessuale, uguale? Rappresentano le stesse esigenze oppure sono differenze notevoli appunto legate al sesso? No, le esigenze sono diverse per ogni persona. A parità di problematica, anche in due persone che hanno lo stesso sesso, l'esigenza può essere diversa. Quindi non c'è una ricetta, non c'è una regola. Ecco. Quando mi trovo di fronte alla persona, lì, nel momento in cui mi trovo di fronte alla persona, farò tutte le valutazioni del caso e Però capirò dico, quali se tu sono ti le metti nei difficoltà. panni però del paziente, il soggetto, diciamo, uomo, nel momento in cui si trova di fronte a una psicologa, potrebbe avere delle remore psicologiche. Tu hai notato qualcosa del genere? No, lo sai perché? Perché nel momento in cui accedono, quindi quando già fanno la richiesta di intervento, già
la difficoltà è già stata superata per buona parte. Quindi già quando accedono, e quindi mi fanno la richiesta di aiuto, già la difficoltà è stata superata, altrimenti non la farebbero. Se ci fossero delle resistenze molto forti, si rivolgerebbero magari, se fossero maschi, a un uomo. Invece questo non accade. Senti, Quindi da questo punto di su questo vista. tema sono stati fatti diversi servizi da parte dell'AIEN, dove hanno messo in evidenza appunto queste fragilità, queste esigenze da parte di questi soggetti. Ecco, tu sei favorevole a questa pubblicizzazione così diffusa su scala nazionale di questo problema? Allora, io non amo molto gli eccessi, ok? In generale, eccessi che riguardano tutti, di qualsiasi tema noi si possa parlare, l'eccesso non mi piace, ma che il tema vada divulgato sono assolutamente favorevole. Ecco, magari poi i modi possono essere discutibili, però sono a favore della divulgazione del tema, assolutamente. Senti, gli innamoramenti come si gestiscono con questi soggetti? Perché è capitato di vedere alcuni ragazzi, insomma, con disabilità che si innamorano e non si vogliono assolutamente, allontanare l'uno dall'altro. Allora, se ci sono le competenze relazionali, perché non fare vivere loro gli innamoramenti? Come ti dicevo prima, ci sono dei progetti di vita in cui questo può essere fatto. E quindi se c'è un funzionamento adeguato, io sono assolutamente per la possibilità di una relazione. Certo, va gestita anche quella, perché magari se vivono in famiglie diverse e non si vogliono staccare l'uno dall'altro, bisogna trovare una mediazione rispetto a questo, però è anzi una cosa bellissima laddove ci siano questi aspetti che riguardano proprio la reciprocità, è una cosa meravigliosa dal mio punto di vista, perché sai, talvolta. Ma sino a che punto si può arrivare? Fino a che punto si può arrivare, ancora in realtà non lo sappiamo. La strada è lunga per capire qual è il punto in cui si può arrivare. Sicuramente si potrebbe pensare ad una relazione stabile e duratura, chiaramente intervenendo per esempio sul controllo delle gravidanze, no? Per evitare Chi che deve ci possano intervenire? essere. Debbono intervenire i servizi sociali oppure sempre le famiglie? Lì è un lavoro di rete che bisogna attivare. Ok, cioè il lavoro non si lavora da soli in questo caso. Quando c'è una situazione del genere, le famiglie sicuramente sono le prime ad essere coinvolte perché non se ne dovrebbero occupare. Non se ne occupano forse in contesti un poco dal punto di vista culturale non troppo elevato e magari quindi possono verificarsi delle situazioni abbastanza complesse poi da gestire. Ma io penso che a un certo livello. Ma proprio questa era la domanda, quanto incide il contesto culturale? E il contesto culturale incide parecchio, moltissimo, credo alla base, diciamo, ma io di tutto, non solamente di questo. Ma in Una questo cultura caso, ampia, un'apertura mentale aiuta a gestire meglio diverse situazioni. perfetto, allora come possiamo concludere questo nostro incontro? Possiamo concluderlo dicendo che l'amore, l'affetto e il desiderio sono tutte espressioni che rimandano alla sessualità. E la cosa meravigliosa è che oggi la sessuologia moderna non fa distinzioni tra le persone. L'amore in tutte le sue sfaccettature deve essere goduto da tutti, senza distinguere tra persona disabile e persona non disabile. Perfetto, allora ci fermiamo qua. Io ti ringrazio tantissimo. Alla prossima. Buonasera Grazie, buonasera a tutti. a tutti i telespettatori.